Questo recente lavoro del maestro Michele D'Armenio, ospitato nella sede del Circolo Ricreativo Pensionati, rappresenta un ulteriore atto d'amore nei confronti del suo paese e, nello stesso tempo, una meravigliosa metafora della vita di una piccola comunità dai legami sociali diffusi, ma anche dai comportamenti non sempre convergenti. Allegoria di paese, infatti, è un'opera di chiara impostazione fantastica, che raffigura il tentativo di distruzione del nostro centro abitato messo in atto dalle forze del male, a cui gruppi di cittadini reagiscono in modo differente a seconda dei ruoli e delle caratteristiche individuali. C'è chi mostra preoccupazione o curiosità, chi elargisce suggerimenti, chi si oppone con l'impegno attivo, chi invoca l'intervento divino e chi, preso da altre occupazioni, addirittura si disinteressa. Qui l'artista non si preoccupa di rendere riconoscibili personaggi con dovizie di particolari. Si limita piuttosto a esasperare alcuni tratti somatici e comportamentali per facilitarne l'individuazione e, soprattutto, colloca in ruoli negativi persone amiche che lui ritiene incapaci di manifestare risentimento. Belzebù, con il suo possente destriero e con l'aiuto di altri quattro diavoli, tenta di sradicare il paese. Amministratori e forze dell'ordine coordinano sul campo le misure di difesa puntualmente documentate. L'Arcangelo Michele illumina le forze del bene, sostenuto da angeli benemeriti. Una squadra di tecnici tenta di intercettare segnali cosmici. Intanto, un laborioso team di mastri muratori, coordinati da qualificati professionisti, cercano di realizzare solidi ancoraggi. Le autorità religiose, con collaboratori di provata esperienza, invocano protezioni divine. Il santo patrono, San Filippo e Sant'Usanio sono entrambi preoccupati. C'è addirittura chi supplica l'intervento di un fratello da poco deceduto. Mani talentuose diffondono nell'aria melodie di pace. Uno stuolo di saggi cittadini osserva con attenzione e suggerisce soluzioni, ognuno in base alla propria esperienza professionale.
Un altro nutrito gruppo, impegnato in occupazioni varie e profondi ragionamenti, neppure si accorge del pericolo incombente. Angels.